Benvenuti a Tele CRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. 1970-2020, la Regione Umbria compie 50 anni. L'evento è stato ricordato con una cerimonia alla Sala dei Notari di Perugia, dove è stato presentato l'archivio storico. Ce ne parla Paolo Giovagnoni. Si è tenuta lunedì 20 luglio nello stesso luogo che 50 anni fa, il 20 luglio 1970, ospitò la prima riunione della Regione Umbria, la Sala dei Notari di Palazzo dei Priori a Perugia, la cerimonia per ricordare il 50° anniversario della istituzione dell'ente. L'incontro è stato coordinato da Walter Biscotti, commissario dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea, alla presenza delle autorità politiche e istituzionali di oggi e anche di molti anni fa, con la presenza in sala di ex presidenti e consiglieri regionali. Oggi abbiamo celebrato i 50 anni della prima seduta del Consiglio regionale. Oggi come ieri, il 20 luglio del 1970, si era riunito il primo consiglio regionale. I tempi sono difficili, quelli di oggi, i tempi di pandemia ci hanno costretto a delle rigorose regole per quanto riguarda la cerimonia. Avremmo voluto come allora un'aula affollata. C'è molto da fare, l'ISUC come è stato promotore di questa iniziativa ne è felice, perché l'ISUC è un istituto importante della nostra regione, andrà avanti, io ho l'onore di presiederlo come commissario e cercherò di essere all'altezza di chi mi ha preceduto, in particolare dell'avvocato Innamorati, che ne è stato il fondatore, che avete sentito oggi a 96 anni la lucidità che ci ha dimostrato. La Presidente della Regione, Donatella Tesei, ha sottolineato che l'Umbria in questi 50 anni è molto cambiata e questo cambiamento non deve spaventare, ma spingere all'impegno per agire al meglio delle aspettative e delle esigenze di tutti. L'emergenza Covid, secondo la Presidente, ha imposto la necessità di reinterpretare il nostro tempo e a suo giudizio questo momento delicato deve essere affrontato tutti insieme. Occorre quindi agire in maniera totalmente nuova attraverso un forte lavoro di squadra da organizzare avendo una chiara visione di quanto necessita per il futuro. Oggi è stata una giornata molto importante perché abbiamo celebrato i 50 anni del primo insediamento del Consiglio regionale, avvenuto il 20 luglio del 1970, un'iniziativa promossa dall'ISUC. Ci sono state tutte le autorità più importanti della nostra regione, abbiamo voluto organizzarla compatibilmente con le normative di sicurezza previste dal Covid e quindi è stata una giornata molto importante. Questa è una ricorrenza che dovrebbe far capire a tutti l'importanza del Consiglio regionale come vero e proprio Parlamento della nostra regione. La soprintendente archivistica e bibliografica per l'Umbria, Giovanna Giubbini, ha voluto ricordare dove si trova la storia della regione negli archivi che riportano le deliberazioni dell'Assemblea e gli interventi dei politici che vi si sono assecondati, oggi disponibili online sul sito della soprintendenza. In occasione dei 50 anni dalla prima seduta del Consiglio regionale abbiamo presentato il lavoro di schedatura dell'archivio del Consiglio regionale dell'Umbria, che racconta 50 anni della storia legislativa, politica, sociale di questa regione. Si tratta di oltre 8.000 faldoni che occupano circa un chilometro di scaffalatura e che conservano le delibere e tutta la documentazione prodotta dai consigli regionali che si sono succeduti dal 1970 fino al penultimo, appunto, al penultimo consiglio. Quindi si tratta di una fonte importante per la storia dell'Umbria. La lingua dei segni, presentata a Palazzo Cesaroni, la convenzione tra l'Assemblea Legislativa dell'Umbria e l'Ente Nazionale Sordi. La soddisfazione del Presidente Squarta. Il servizio. Partecipazione attiva delle persone sorde alla vita delle istituzioni attraverso una sempre maggiore accessibilità agli strumenti di informazione e comunicazione. Con questi obiettivi è stata illustrata a Palazzo Cesaroni la convenzione siglata dall'Assemblea Legislativa dell'Umbria e dall'Ente Nazionale Sordi Umbria, che prevede la realizzazione di servizi di interpretariato nella lingua dei segni italiana, LIS. Il presidente dell'Assemblea Legislativa Marco Squarta si è detto orgoglioso che l'ufficio di
Presidenza all'unanimità ha deliberato la sottoscrizione della convenzione con l'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi Ollus per assicurare un servizio di comunicazione istituzionale nella lingua dei segni. La vicepresidente dell'Assemblea Legislativa Paola Fioroni ha rimarcato che il compito di una pubblica amministrazione è quello di far sì che tutti i lavori istituzionali siano accessibili, trasparenti e a portata di tutti i cittadini in maniera universale. Sulla stessa linea l'altra vicepresidente di Palazzo Cesaroni, Simona Meloni, l'obbligo e il dovere di ogni istituzione, ha detto, ed in questo caso la Regione, è quello di abbattere barriere e muri, anche virtuali, per dare vita a una società realmente inclusiva. Luciana Rossetti, presidente dell'Ente Nazionale Sordi, ENS Umbria, si è detta particolarmente emozionata perché ha evidenziato è la prima volta nella storia regionale che accade una cosa del genere. Paola Palombi, infine, presidente dell'Associazione Interpreti Lingua dei Segni Italiana, ANIOS Umbria, ha ringraziato l'Assemblea Legislativa per questo coinvolgimento. Siamo un'associazione, ha spiegato, che ha sempre lavorato per cercare di portare aggiornamenti e professionalità alla figura di interprete della lingua dei segni. Promossa dalla seconda commissione, approvata dall'Aula, una proposta di risoluzione unitaria che impegna la Giunta regionale al riconoscimento dello stato di emergenza e allo stanziamento di fondi per l'area dell'alluvione dello scorso mese di giugno. Vediamo. Con voto unanime l'Assemblea Legislativa ha dato il via libera a una proposta di risoluzione promossa unitariamente dalla seconda commissione che impegna la Giunta regionale ad intervenire per il riconoscimento dello stato di emergenza a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito i comuni di Avigliano Umbro, Montecastrille e Amelia tra le giornate di lunedì 8 e martedì 9 giugno. Il documento ha recepito di fatto una precedente mozione del gruppo Lega e una interrogazione del gruppo del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. All'esecutivo di Palazzo Donini si chiede di intervenire, oltre che per dichiarare lo stato di emergenza per i territori colpiti dai recenti eventi idrogeologici, anche per lo stanziamento dei fondi necessari, circa 1 milione di euro, utili alla copertura dei danni e alla ripresa delle attività produttive e a supporto delle istituzioni coinvolte. La Giunta viene anche impegnata a porre in essere tutti quegli interventi strutturali e non strutturali finalizzati al consolidamento dei pendii stabili e alla difesa dalle alluvioni, quali la riqualificazione e il ripristino dei naturali alvei dei fossi interessati, nonché la pulizia degli stessi, finalizzata ad un corretto deflusso delle acque. Necessaria infine una tempestiva programmazione regionale volta al contrasto del rischio idrogeologico. I gruppi regionali di minoranza hanno presentato in streaming da Palazzo Cesaroni le loro proposte per il nuovo piano sanitario e per il futuro del sistema umbro di tutela della salute. Ce ne parla Marco Paganini. Utilizzare in modo condiviso e corretto i fondi nazionali e comunitari per il rafforzamento della sanità pubblica, evitare percorsi di privatizzazione della sanità sul modello lombardo, garantire il migliore funzionamento del sistema pubblico, avviare una vera condivisione dei contenuti del piano sanitario con istituzioni, operatori e enti locali, articolare il servizio sanitario su 2 aziende ospedaliere, universitarie e territoriali integrate. Sono queste le linee da seguire per adeguare il sistema umbro di tutela della salute e metterlo nelle condizioni di affrontare al meglio future pandemie, secondo i capigruppo regionali del PD, Tommaso Bori, Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, Patto Civico, Andrea Fora, Gruppo Misto, Vincenzo Bianconi e il portavoce della minoranza, Fabio Paparelli. Durante una videoconferenza stampa svoltasi da Palazzo Cesaroni, i rappresentanti dell'opposizione consiliare hanno espresso critiche e riserve sull'operato della giunta di Palazzo Donini, che non starebbe seguendo un percorso trasparente e condiviso nella redazione del nuovo piano sanitario ed avrebbe inoltre avviato un processo di accorpamento delle 2 ASL senza valutare quali sarebbero le effettive necessità di riforma della sanità umbra. Per Bori, De Luca, Fora, Bianconi e Paparelli, i cittadini, portatori di interessi, le amministrazioni locali ed anche gli esponenti della minoranza devono essere messi nelle condizioni di contribuire alla stesura del nuovo piano e al riassetto del sistema sanitario regionale, anche nell'ottica di un efficace potenziamento che gli permetta di reggere ancora meglio di quanto avvenuto l'impatto di future eventuali pandemie. Le problematiche di sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare dopo l'emergenza Covid-19 sono state al centro dell'audizione di seconda e terza commissione con l'intersindacale medica. Marco Paganini.
Il settore della veterinaria pubblica chiede un riconoscimento del lavoro svolto e un coinvolgimento nella definizione delle azioni future. In molti settori vi è carenza di personale e il turnover esporrà diversi servizi al rischio di non poter garantire un apporto qualificato a tematiche che la pandemia ha dimostrato fondamentali, come la salute animale e il controllo delle malattie con possibilità di diffusione all'uomo. E questo l'esito dell'incontro indetto dalle commissioni seconda e terza dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria con i rappresentanti dell'intersindacale medica in merito alle problematiche di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare nella fase di ripartenza dopo l'emergenza Covid-19. Rappresentanti dell'intersindacale veterinari delle ASL e delle USL e il presidente dell'Istituto Zooprofilattico hanno spiegato l'importanza della salute animale e della sicurezza alimentare nella prevenzione della diffusione di malattie trasmissibili all'uomo e dell'esplosione di nuove pandemie. È inoltre emersa la necessità di un potenziamento del personale veterinario e una migliore definizione delle strategie di controllo degli allevamenti suddivisi tra molte piccole realtà con pochi capi e poche grandi aziende più strutturate. Avanzata anche la richiesta di rivedere il sistema della macellazione per renderlo più coerente con una realtà regionale che richiederebbe strutture piccole e diffuse sul territorio. Quella provocata dalla fauna selvatica è una situazione gravissima. Per intervenire sui danni provocati al 90% dai cinghiali è necessaria una normativa più rigida. In seconda e terza commissione, audizione di Coldiretti, il servizio. Per rispondere concretamente ai danni provocati dalla fauna selvatica all'agricoltura, in particolar modo dalla specie cinghiale, è necessaria una normativa regionale più rigida ed attuale. La situazione è drammatica e necessita ormai di tempestive azioni risolutive. È quanto emerso dall'audizione del presidente di Coldiretti Umbria, Albano Agabiti, in una seduta congiunta di seconda e terza commissione. All'incontro, presieduto dai presidenti Valerio Mancini ed Eleonora Pace, hanno preso parte, oltre all'assessore regionale Roberto Morroni, anche i presidenti dei tre ATC regionali. Tra le altre proposte condivise, la valorizzazione della carne di cinghiale attraverso la creazione di una filiera umbra. Il dirigente regionale Francesco Groman ha assicurato che l'assessorato sta lavorando ad un nuovo piano di contenimento della specie cinghiale. Agabiti, nel sottolineare come nel territorio umbro ci sono oltre 120.000 capi di cinghiali, quando per rimanere in un giusto equilibrio non dovrebbero superare i 30.000, ha rimarcato come questa specie continui a devastare le campagne umbre e di raccolti, pregiudicando peraltro seriamente anche la sicurezza dei cittadini e dei turisti. I rappresentanti dei tre ambiti territoriali di caccia umbri, Alessandro Monacelli, Luciano Calabresi e Leonardo Fontanella, hanno sostanzialmente condiviso le preoccupazioni espresse da Coldiretti ed hanno assicurato il loro massimo impegno per contenere la problematica. L'assessore Morroni ha sottolineato come la questione abbia subito rappresentato una priorità. Tra i primi interventi adottati, quello della riduzione del tempo di intervento per l'abbattimento, portato a 4 ore dalle 48 precedenti. Altre misure riguardano l'incentivazione per l'utilizzo delle gabbie e dei recinti, su cui è in atto un confronto con le prefetture. Tra le misure importanti, quello della creazione entro la prossima estate di una filiera regionale della carne di cinghiale. Allo studio anche l'assegnazione dei settori dove, se non vengono registrati sensibili miglioramenti, si potranno valutare modalità diverse di assegnazione. La volontà, ha assicurato Morroni, è di ricondurre il fenomeno in un ambito e dimensione di piena e completa governabilità. Illustrati in prima commissione il rapporto sugli affari europei, il programma annuale 2020 della Commissione europea e il rendiconto regionale del 2019. Vediamo.
Nella prima commissione consiliare presieduta da Daniele Nicchi sono stati illustrati il rapporto sugli affari europei, il programma legislativo annuale 2020 della Commissione europea e il rendiconto generale dell'amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2019. Per quanto riguarda il programma di lavoro 2020 adattato per l'emergenza coronavirus, la Commissione europea ha confermato tutti gli impegni previsti ed ha rivisto la tempistica di alcune azioni. L'intenzione è quella di realizzare tutte le principali iniziative nell'ambito delle sei tematiche del programma 2020: un Green Deal europeo, un'Europa pronta per l'era digitale, un'economia al servizio delle persone, un'Europa più forte nel mondo, promuovere lo stile di vita europeo, un nuovo slancio per la democrazia europea. Il rapporto sugli affari europei mostra che in Umbria complessivamente la programmazione 2014-2020 ha attivato quasi 1.700.000.000 di euro, dei 412 milioni del Fondo europeo per lo sviluppo regionale, la quota di impegni a marzo è di 160 milioni, con un totale in pagamento di 105 milioni, quote che hanno permesso di cogliere i target previsti. Per il Fondo sociale europeo, rispetto ai 237 milioni attivati, si sono registrati impegni pari a 120 milioni e una spesa liquidata poco sotto i 70 milioni. Il programma di sviluppo rurale, poi, che ha un ammontare complessivo di 928 milioni, ha conseguito i target in anticipo rispetto alle scadenze. L'ammontare dei pagamenti a fine 2019 è di oltre 428 milioni, circa il 46%. Per l'emergenza Covid, la Commissione ha ampliato le possibilità di intervento dei fondi strutturali, opportunità che l'Umbria ha colto con due proposte di riprogrammazione che hanno consentito di attivare 108 milioni di euro. Il rendiconto regionale per il 2019 dell'amministrazione regionale mostra che sono stati conseguiti tutti gli obiettivi di gestione. Nonostante i tagli dei trasferimenti nazionali, la gestione 2019 ha rispettato i vincoli, sia per il saldo sul pareggio che per gli investimenti. La Regione non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa ed ha conseguito un elevato grado di realizzo complessivo delle entrate. La lotta all'evasione fiscale ha portato al recupero di 39 milioni di euro, di cui 23 della tassa automobilistica. La media dei tempi di pagamento dei fornitori è di 18,5 giorni, in anticipo rispetto ai termini di legge. Complessivamente la gestione è riuscita a rispettare gli equilibri di bilancio, con un miglioramento di 9 milioni di euro rispetto alle previsioni. La spesa sanitaria è pari a 1.760 milioni e rappresenta il 76% delle spese registrate nel 2019. Per la prima volta nel 2019, infine, la Regione ha registrato un saldo negativo nella mobilità sanitaria extraregionale. La commissione d'inchiesta per la verifica delle condizioni di inquinamento dell'area ternana e del Narnese dell'Assemblea legislativa ha ascoltato il direttore dell'Agenzia regionale per l'ambiente Luca Proietti per un approfondimento su qualità dell'aria ed emergenza Covid in Umbria. Il trend degli ultimi 10 anni vedrebbe un complessivo miglioramento della qualità dell'aria e una riduzione degli inquinanti e delle polveri sottili. La situazione dovrebbe ulteriormente migliorare con il riutilizzo delle scorie e la copertura della loro area di stoccaggio nell'acciaieria. Dal monitoraggio effettuato durante il periodo di lockdown sarebbe emerso che, sebbene il meteo e la situazione geomorfologica abbiano un ruolo importante, sono i camini e i sistemi di riscaldamento obsoleti a riversare in atmosfera il 60% delle PM10. Illustrato in prima commissione il documento tecnico di proposta di rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 dell'Assemblea legislativa, il risultato di gestione del bilancio a fronte di entrate complessive di 22.774.000 euro si chiude con un avanzo di amministrazione di 6.895.218 euro.
Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito. L'appuntamento è alla prossima settimana. Arrivederci.